e allora posso farvi vedere questo filmato. Voi direte perché? Perché? Riguarda Toto Cutugno, guardate voi. Ti do 10 per incoraggiamento. Beccati sto 10. 10? Questa sera tutti 10? Si fanno le cose e poi dopo ti rendi conto di aver sbagliato. Purtroppo la scorsa settimana ho dato tutti 10 ed ho sbagliato. Da questa settimana non succederà più. Darò ad ognuno quello che sento di dare come intonazione, come esecuzione, eccetera, eccetera. 10, un bel 10. Ti becchi 10 anche tu. 10. È un 10. 10 Toto. 10. 10 Toto Cutugno. Mi hanno un po' criticato. In televisione non si devono dire le parolacce. Poi alle 9 di sera magari c'è ancora qualche ragazzino che guarda la televisione. Ma non voglio essere un rompicoglioni. Partiamo dal presupposto che io sono un rompicoglioni. Ok? Devo intervenire. D'accordo che il voto è molto personale. Ma io non so come cazzo fare. No, Toto, ti prego! No. Poi alle 9 di sera Toto fa le canzoni di merda. Ma va a cagare, che cazzo dici? Ma tu sei scema! Ma capito. Devi dirle tutte stasera le parolacce. Chiedo scusa. Magari c'è ancora qualche ragazzino che guarda la televisione. Sono un po' incazzato. E come mai? No, strano. Per tutti quegli imbecilli che ti hanno criticato. È successo, cazzo, va rispettato! Anche se è una cagata! Non me ne frega un cazzo. Giura che non dirai più una parolaccia! Lo giuro. Okay. Allora, canzone del 1988, seconda al Festival di Sanremo, dietro Perdere l'amore di Massimo Ranieri. Pensate, quell'anno, nell'88, Marcella si classificò quarta, Fausto Leali quinto, I ricchi e poveri al nono posto. Insomma, un anno pazzesco. Emozioni. In gara con il codice 06, Annalisa Minetti con Toto Cutugno. Grazie. Canzoni che sfidano il tempo e i giorni neri spazzati dal vento, da quando tu sei qui che tremi al mio fianco. Sono emozioni.
emozione. Codice 06 per Annalisa Minetti. Ti devo dire, Annalisa, che c'è una standing ovation. Grazie. Emozioni che vi hanno preso, a tutti e due. Volevo ringraziare Toto e con me tutta l'orchestra, perché vi siete emozionati insieme a noi, grazie. Vi ricordo i numeri di telefono: 894-222 da telefono fisso, 475-4750 per gli sms. Il televoto è sempre aperto. Prego, maestri, dovete votare, ovviamente, da 5 a 10. Vediamo, Red è stato il... No, Marcella e Ricchi e Poveri hanno votato. No, mancano Marcella e Ricchi e Poveri. Ok, hanno votato tutti e anche loro. Allora, partiamo proprio dai Ricchi e Poveri questa volta. Angela o Angelo? Il voto ad Annalisa Minetti. Tutti e due. Era un concerto stupendo, sono stati bellissimi, bravissimi. Brava Annalisa. 9. 9. Partiamo alti. 9. Marcella, il voto ad Annalisa Minetti? Ho dato 8. 8. Ornella. Ho dato 8, questa volta ha cantato molto bene, è andata su solo un attimo. Devo dire che anche quando è andata su era molto brava, però posso dire a Annalisa che quando si va troppo su stai attenta a far sentire bene le parole, perché spesso quando si va troppo su le parole possono sfuggire. Brava comunque. 8. Red. Mi sono piaciuti molto, sarò breve. 8. 8. Orietta. Ho dato un bel 9 perché mi hanno 9. Emozionato. 9. Un bel 9. Bel 8 suona meglio, ma il 9 più fa, come dire, rende la Minetti più contenta. Faustone. Beh, questa volta un bel 9 ha senso, perché quando dici do un bel 6... No, non l'ho mai dato 6. Mai dato? Un bel 7 sì, però. Un bel 7 sì. Un bel 9. 9 anche Fausto Liali. Rettore. Un super 10. Super 10. 10. Allora, la somma dei voti, quelli di adesso e prima, fanno 118 per Annalisa Minetti. Ripeto, codice 06.